Buonasera, buonasera, buonanotte amici e amiche carissimi. Come sempre, ben ritrovati a voi tutti e con gioia ci dedichiamo a questo momento di relax con una simpatica storiella che ha per protagonista principale Lisa e tanti simpatici amichetti. Sapete chi sono? I porcellini! Eh sì! Squilla il telefono. Chi sarà? Ah, è l'agricoltore Pietro. Se volete venire, amici carissimi, Forzuta ha partorito dei porcellini, potete venirli a vedere. Non c'è bisogno di ripeterlo due volte. Poco dopo tutta la famiglia è intorno al recinto della maialina Forzuta. I maialini hanno pochi giorni, spiega l'agricoltore Pietro. E ho aspettato a dirvelo perché nei primi giorni devono riposare molto. Forzuta riconosce la voce di Pietro e si alza e si avvicina agli ospiti. Accanto a lei barcollano i piccoli maialini rosa. Ce ne sono sei! Che carini! Lisa è entusiasta e vorrebbe vederli meglio. Si arrampica sul recinto. Stai attenta tesoro, dice la mamma preoccupata, potresti cadere. Lisa continua come se la mamma non avesse detto nulla e si sporge il più possibile sopra il recinto per vedere più da vicino i maialini. E i maialini seguono la loro mamma in mezzo al fango e alla paglia facendo dei versi molto curiosi. Oh, che tenerezza! Lisa vorrebbe accarezzare un maialino! Allora si sporge un poco, poi ancora di più, poi un poco troppo per toccarne uno. Lisa! Lisa, non farlo! ripete la mamma. Cadrai di sicuro! Ma Lisa testardamente continua a sporgersi. Ah, è quasi riuscita a toccarne uno! Le sue dita per poco non raggiungono il musetto, ma, ma all'improvviso Lisa perde l'equilibrio e finisce nel fango. Uh, tutti i maialini strillano e scappano via. E anche Lisa si è messa a strillare. È terrorizzata dai grugniti dei maialini. Poi vede che la sua gonna è piena di fango. Ecco che cosa succede quando non si obbedisce. La colpa è solo di Lisa. Quando ci si ostina a diventare come un porcellino, beh, avete capito come fare. La testardaggine, vedete, non è mai una buona consigliera. Rende sordi, ma sordi terribilmente e poi ci mette nei guai. La piccola Lisa era così intenta a toccare i, i piccoli lattonzoli da non dare ascolto alla mamma. Eh, Si sente così sicura di sé per credere che la mamma possa avere ragione. Cosa le sarebbe capitato se invece di cadere nel fango, nel fango fosse caduta su delle pietre? E allora, vedete come obbedire è sempre meglio che disobbedire? Ci state? Eh? Bene, e allora fratelli e sorelle, impegniamoci ad obbedire a mamma, a papà, a chi ne sa più di noi e soprattutto a Dio. E a Lui chiediamo ancora una volta la sua benedizione. A voi tutti, buonanotte!